Ma buongiornissimo anche oggi. Prima di cominciare date un'occhiata alla descrizione e cliccate sul link di Instagram per aiutarmi a crescere anche lì, sarebbe di grande aiuto. Dal 2004 al 2007 Pimp My Ride veniva trasmesso su MTV e mostrava trasformazioni di macchine incredibili, da catorce inguardabili a splendenti bolidi a volte pure con una console per giocare all'interno. Condotto dal rapper Xzibit, realizzava i sogni di alcune persone che per un problema o un altro non potevano permettersi una macchina nuova o di mettere a posto la propria. Ma lo show nascondeva più di quello che mostrava sullo schermo del vostro salotto. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, eccovi la verità dietro il programma Pimp My Ride. Cominciamo! Nel 2013 un ragazzo di nome Justin Deringer ha aperto un AMA su Reddit in cui parlava appunto dello show e di come suo padre con la sua macchina nel 2005 vi abbia partecipato. La cosa scioccante è che il ragazzo ha affermato che avevano impiegato ben 5 mesi per pimpare la sua macchina. 5 mesi, non come lo show mostrava, cioè in qualche giorno. E nonostante impieghino i mesi a fare i lavori, Justin ha detto, testuali parole, sono soltanto modifiche cosmetiche alla Topolino. I ragazzi di Pimp My Ride non hanno mai toccato niente di meccanico, anche se affermavano più volte di riuscire a mettere la macchina del tutto a posto anche dall'interno. Ma la cosa più sorprendente è che nei 5 mesi o più di trasformazione la famiglia di Justin si è dovuta arrangiare da sola, non gli venivano pagati i trasporti e visto che non in tanti potevano permettersi una seconda macchina, optavano per il noleggio. E questa cosa non era affatto bella. La maggior parte dei clienti del programma erano 25enni più o meno e per un giovane il costo è davvero tanto più alto. Più informazioni sulle verità nascoste dietro Pimp My Ride sono arrivate nel 2015. L'Huffington Post ha contattato Justin e altri partecipanti dello show per fargli delle domande e su come fosse realmente la situazione. Per chi non lo sapesse, l'HuffPost è una testata giornalistica online americana. Si è scoperto che perfino le presentazioni delle persone fossero false. Mi spiego meglio, all'inizio dello show era abitudine presentare i protagonisti a cui andava modificata la macchina. Ma la maggior parte di queste informazioni erano false. Per esempio, una ragazza di nome Brooke, che ai tempi aveva 25 anni, è stata costretta a dire che ne aveva 22. Ma non solo, doveva perfino mentire sui suoi hobby e sulle sue passioni. Le era stato chiesto di affermare di essere una fan di film in generale, ma non lo era per niente. E tutto questo solo per creare una macchina a tema cinema. Brooke ha detto anche che la scena in cui l'hanno sorpresa a casa sua per la prima volta era falsa. In realtà i partecipanti vengono informati prima dell'arrivo e gli viene detto come reagire. Ma la cosa che forse non vi farà dormire stanotte è un'altra. Prima di continuare, pausa, pipì, popò e anche quiz. Partiamo subito. Nel video delle cose stranissime che hanno fatto alcuni animali abbiamo visto un modo particolare che usano i delfini per, come dire, sballarsi. Cioè tirano fuori del veleno da un pesce particolare. Come si chiama questo pesce? Risposta al prossimo video e noi continuiamo. Allora, ero rimasto a una delle verità più scioccanti. Giusto. La cosa che non vi farà dormire la notte è un'altra. O almeno io sono rimasto malissimo, gente. Perfino la casa di alcuni concorrenti non è la loro. Lo show voleva che tutto fosse perfetto. Chi viveva in una brutta casa doveva per forza trasferirsi per qualche giorno in una casa affittata apposta per le riprese. Cioè, capite, bisognava entrare in una casa che non era nemmeno la tua e fare finta di essere esageratamente sorpresi, anche se non c'era nulla di emozionante dopo tutto. Ma non è finita. Lo show cercava spesso di creare delle vere e proprie storie, a volte drammatiche per i suoi protagonisti. Un ragazzo di nome Seth era di stazza abbastanza robusta. Lo show, vedendo questo, ha fatto ruotare tutto attorno al suo peso. Avevano messo delle caramelle e cibo di vario genere nella sua macchina, facendo credere alla gente che fosse un ragazzo disordinato e obeso a cui piace solo mangiare dalla mattina alla sera, ma non era vero. Addirittura la sua macchina pompata era venuta fuori con una macchina per lo zucchero filato all'interno. Tutto questo era falsissimo. Il ragazzo non voleva nulla di ciò, ma era stato costretto ad accettare la situazione. Una delle storie più controverse lo ha avuto Jake, un ragazzo che aveva detto quasi per scherzo alla crew di Pimp My Ride che sua nonna fumava. Questo però ha acceso un'idea folle in Xzibit, che ha buttato all'interno del veicolo del ragazzo mozziconi di sigaretta ovunque.
Ma a quanto pare la macchina non era abbastanza brutta ancora. Hanno così deciso di graffiare e addirittura dare qualche botta forte sopra il veicolo per renderlo più merdoso possibile. Dopo averlo reso così, hanno deciso che Jake doveva essere un uomo solo, proprio per via della macchina che era così brutta da non riuscire a rimorchiare nessuna. Ma pure questo era falso. Aveva una ragazza ai tempi, ma MTV gli ha chiesto di non parlarne o scaricarla. La storia però ha avuto il risvolto più inquietante alla fine. Xzibit chiedeva ai suoi partecipanti di impazzire appena la macchina veniva rivelata, di dimostrare la felicità più assoluta, ma Jake non ci riusciva. Così è stato preso da parte da un certo Big Dane, un omone grosso e dallo sguardo inquietante. Sto tizio, a quanto pare, era quello che si occupava di, incoraggiare le persone, a metterci l'anima. Però era più un incoraggiamento molto mafioso che del genere da terapeuta gentile. Ma passiamo al piatto forte. Anche gli accessori che venivano installati avevano un oscuro segreto. Erano veri, sì, ma non erano fatti per durare. Anzi, alcuni di questi incredibili gadget venivano rimossi addirittura alla fine dello show o erano inutilizzabili dopo qualche tempo. Seth, per esempio, ha detto che le TV che avevano installato nella sua macchina e quindi in tante altre macchine smettevano di funzionare per vari motivi. La corrente che non passava o i pixel che bruciavano in pochi giorni. Anche i LED luccicosi installati nei suoi sedili si scaldavano molto, ma molto in fretta. E appena provava a sedersi, gli sembrava di stare dentro un forno. Doveva tenerli per forza spenti. Se vi ricordate, gli avevano anche installato le porte che si aprivano tipo DeLorean, ma sono state rimosse subito dopo la conclusione dell'episodio, perché non riuscivano a installare le cinture di sicurezza vicino a queste porte. E quindi la macchina non sarebbe stata omologata. Anche la macchina per lo zucchero filato doveva levarsi di torno, perché altrimenti tutto quel soffice zucchero sarebbe volato qua e là durante la corsa. Justin Derringer e suo padre, invece, avevano ricevuto una macchina con uno scomparto per tenere una bottiglia di vino e dei bicchieri che venivano fuori a scomparsa, e un piccolo cinema all'interno della macchina. Beh, andando velocemente al dunque, entrambe le cose sono state rimosse. Il coproduttore esecutivo dello show, Larry Hochberg, ha detto che lo facevano per motivi di sicurezza. Eppure non c'era così tanta sicurezza, dopo tutto. Vi ricordate quando ho detto che non mettevano mano alle parti meccaniche della macchina? Quelle che le fanno andare, tipo il motore, una cosa da niente. Beh, loro proprio schifavano quelle parti. Seth ha detto che a causa di tutte quelle aggiunte il suo motore si è surriscaldato e lo ha dovuto cambiare, per via del peso esagerato delle parti che lo sforzava troppo. Gli incredibili lavoratori di Pimp My Ride non hanno cambiato le sospensioni per fare in modo che tutto reggesse alla perfezione, lasciando quelle vecchie che ovviamente avevano una capacità adatta alla macchina prima delle modifiche. Ogni volta che prendeva un dosso gli sembrava di stare in una barca in mezzo a una tempesta. Jake invece aveva bisogno di una marmitta nuova, ma i fantasmagorici meccanici di Pimp My Ride non hanno fatto niente per quello. Anzi, gli hanno solo installato una marmitta finta che serviva a produrre rumore, a detta loro più figo e potente, ma non serviva a scaricare i fumi, così un mese dopo l'ha dovuta vendere per pochi soldi. Lo show quindi era pieno di cose false e problemi di ogni genere, ma alcuni hanno anche ammesso di essersi divertiti con il cast e aver passato dei bei momenti, ed erano riusciti a rivendere le loro macchine a prezzi un po' più alti. Con questo concludiamo, guardavate anche voi questa serie? Io ogni sera ero davanti alla TV a guardarla, anche se dopo aver scoperto la verità non mi sembra più quel gran show. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce e orario diverso.